Questa è l'artigianale Pagani Zonda S. Si sogna il motor show, si sogna con le vetture che sono qui al padiglione 32 a Luxury Time. Oggi è stata un'altra giornata di spettacolo tra i padiglioni e sulla pista, e c'è stato un incontro alla Gazzetta dello Sport, un incontro molto sentito con Fausto Gresini, che era il team manager di Marco Simoncelli, un amico del motor show. Nelle immagini vedete l'incontro, l'intervista con Fausto Gresini, l'intervista ad Alessandro Balzan, che ha vinto il Porsche Carrera Cup, uno degli eventi sulla Mobile 1 Arena di oggi, e tante altre cose successe oggi al Motor Show di Bologna. Ogni volta che si pronuncia il nome Marco, la gente è attenta, vuole sapere, vuole capire, vuole saperne di più, vuole magari riuscire a conoscerlo un po' meglio, e quindi sono piccoli tributi che ovviamente ci lasciano volentieri, perché per una persona così, così amata è giusto che la gente sappia anche come effettivamente era lui, no? Per me è importante dire che Marco non sarà sostituito da nessuno, perché non è insostituibile. Quelle che state vedendo sono le immagini della seconda giornata di gara al Motor Show sul tracciato della Mobile 1 Arena. Vittoria nella Superstar Series per Thomas Biaggi, BMW Italia e padrone di casa, campione della categoria nel 2010, che ha sconfitto in finale Andrea Bertolini. Nel Porsche Carrera Cup ha vinto Alessandro Balzan davanti a Vito Postiglione, mentre ad imporsi nella gara dell'Asi Show è stato Marco Bianchini, che ha sconfitto in entrambe le manche Simone Giorbini. Spettacolo d'alto livello anche nel Penridge by Boris Freestyle, che ha segnato ufficialmente il ritorno delle due ruote al Motor Show. E non sono mancati i numeri anche con gli assi dello Yokohama Drift Battle. Evoluzione al limite del controllo anche per Anthony West, ex centauro della MotoGP, il giapponese Kuma Kubo e l'esperto Federico Scirico. Avete visto le dirette e qualche pillola di questa gara su tv.motorshow.com. Continuate a seguirci, perché ogni giorno dalla pista della Mobile 1 Arena ci sono le dirette degli eventi maggiori che potete seguire qui live in streaming. Con Alessandro Balzan, vincitore del Porsche Carrera Cup qui al Motor Show, una battaglia quella in finale con Postiglione. Sì, era un po' una battaglia scontata, sapevamo che era veramente dura, è tutto l'anno che io e Vito ci scorniamo in pista, qua nella cornice, la splendida giornata che poi sta oggi, è stato il mio primo Motor Show col sole e con temperature non proprio invernali, è stato veramente divertente, ce la siamo giocati per dei millesimi, ma io sapevo che era così. Siamo stati bravi, perché anche se comunque qua ci si viene per divertire il pubblico e tutti, alla fine in finale ho fatto una piccola modifica sulla vettura che è quella poi che ci ha portato al risultato finale. Com'è per chi lotta sulle piste di tutto il mondo, per chi lotta sulle piste per tutto l'anno, scontrarsi qui in quello che di base è un parcheggio che però per il Motor Show diventa una pista? È un parcheggio, però è sicuramente il parcheggio più divertente d'Italia e forse anche altro. È bello perché comunque devi un po' trasformare la tua tecnica di guida da pistaiolo, preciso, pulitino e tutto. Qua arrivi al bloccaggio della ruota, cazzi dentro delle prime abbastanza cattive e soprattutto le uscite sono tutte in sovrasterzo. E è molto facile andare oltre qua al Motor Show perché sono curve molto lente, quindi devi essere bravo sempre a tenerti un po', no? Perché vedi il pubblico, ti gasi, ti carichi, però alla fine sì, è proprio è veramente divertente guidare. La marcia che mettiamo è la terza, quindi rispetto ad andare in pista, poi rispetto soprattutto a Monza dove metti delle seste e tiri l'imitatore, è molto diverso, però ci si diverte veramente tanto. Hai avuto occasione di vedere anche un po' i padiglioni o ancora non sei riuscito a fare un giro? No, sono andato prima a vedere un po' i padiglioni e è la prima giornata che vedo tutti gli spalti pieni. L'anno scorso avevamo corso forse di venerdì, anche il tempo era veramente pesante, però quest'anno l'Arena 48 e tutto il Motor Show è bello carico, quindi magari una piccola risposta alla ripresa dell'Italia, dai. Grazie. Queste sono le macchine dello Stunt Show di Scuola di Polizia, una giornata qui al Motor Show che si è chiusa così con lo spettacolo degli stuntmen di Mirabilandia, una grande giornata di spettacolo sulla pista, ma rimanete con noi perché anche domani qui al Motor Show ci sarà da divertirsi.